Oh, donna Concetta amabile. Don Pasquale. Oh, Marchesino, voi qua, e che onori sono questi? Accomodatevi. Accomodatevi. Anche i mobili migliori qualche volta hanno bisogno di riparazioni. E il marchese, vostro padre, come sta? E la signora marchesa? Benissimo, grazie. Ah, c'ho piacere. Ah, mia figlia Pupella, non so se ve la ricordate. E ho il piacere poi di presentarvi il mio amico Felice e il mio amico Felice. Da quanto tempo che non ci vediamo, signor Marchesino? Già da quando non faccio più il flebotomo. Il padre mi mandava sempre a chiamare, sì, io indossavo il mio stifelio, che signore il padre, e la marchesa, la madre, che dama. Beh, a che debbo l'onore, in che cosa posso servirvi? Si tratta di un gran favore che voi soltanto potete rendervi. Sono ai vostri ordini. È una cosa delicata. Oh, potete parlare liberamente. Il mio amico qui è Felice, più che amico, è un mio fratello. Posso fidarmi? Oh, Marchesino. Senza offesa, Don Pasquale. Vi dispiacerebbe guadagnare qualche biglietto da 100? Come sarebbe a dire? Dico, se vi dispiacerebbe guadagnare qualche biglietto da 100 lire. Per chi dovrebbe dispiacergli? Dunque, sentite, ho da proporvi un affare. Io amo una ragazza, figlia di un cuoco, che poi fece un'eredità ed ora è molto ricco. Lei è prima ballerina al San Carlo, sì, perché il padre da piccola le fece studiare danza. E siccome anche lei mi ama, noi vorremmo sposarci. E il padre si oppone? No, ma dice che non darà mai il suo consenso se prima io non porto tutti i miei parenti a chiedere la mano della figlia. Mio padre, mia madre, mia sorella Beatrice, mio zio, il principe di Casa d'Oro. Ah, che signorone. Mia zia, la principessa di Casa d'Oro. Ah, che signorona. E i miei parenti naturalmente non ne vogliono sapere e non si piegheranno mai. Capirete, un ex cuoco, una ballerina. E allora? E allora, come vi ho detto, voi solo, amico mio, potete aiutarmi. Ma in che modo? Voi dovreste, fingendo di essere i miei parenti, venire dall'ex cuoco e chiedere in forma ufficiale la mano di sua figlia. Noi? Marchesino, ma noi siamo disposti a fare qualunque cosa. Ma se quello poi se ne accorge della finzione, come va a finire poi? Oh, per quello potete stare più che tranquilli. Il padre della mia gemma è un credenzone. È un credenzone? Un armadio. No, volevo dire un credulone, un uomo che crede tutto. Salvo il rispetto, un babbeo. Salvo il rispetto. Beh, va bene, e tu cosa ne dici? Beh, dico che più che una legnatura non possiamo avere, ma poi rimpetto a parecchie e parecchie ragioni, pur di servire il signor Marchesino, queste per noi sono inerzie. Ma una cosa sì, combinati come stiamo, non credo che... No, oh, ma a quello ci penso io. E allora va bene. Tornerò qui oggi alle 4 con tutto il necessario.